Ragazzi, eccoci di nuovo qui, la Tunisia è al mondiale, eh? La Tunisia è al mondiale dopo anni, la Tunisia aveva mancato diversi mondiali, ha fatto una bella cavalcata, ha vinto un bel girone, non era facile, si è qualificato anche il Marocco, questo bisogna dirlo a dovere di cronaca, con gol deciso di Benatia è uscita la Costa d'Avorio, permettetemi la battuta, ma la Costa d'Avorio erano anni che dominava in Africa e ha messo a centrocampo che sì, e sono usciti fuori dal mondiale, è una battuta, non è sicuramente colpa solo sua. E dunque Marocco che passa, ma ripeto, soprattutto sono contento che ci sia qualificata la Tunisia. Perché sono contento che sia qualificata la Tunisia? Ora vi racconto un aneddoto e vi spiego perché. Intanto perché secondo me se lo meritava. Quando vedo una squadra che se lo merita sono contento. Ma la seconda parte, che è quella un pochino più importante, è che gran parte della mia famiglia, pur essendo italiani, parlo di mio papà, mio nonno, mia nonna, mie zie, eccetera, 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 sono nati in Tunisia, quindi per quello c'è una sorta di simpatia per per la nazionale tunisina di calcio, proprio per questo motivo, proprio perché quando allora la Tunisia era praticamente una colonia italiana, molti miei parenti sono nati lì e questo mi porta ovviamente, quando vedo la Tunisia, un attimo a simpatizzare per lei. Comunque bene, Tunisia che passa i mondiali e dunque vediamo, pensate alla Tunisia e ai mondiali, l'Italia ancora non si sa. Bah, ragazzi, ci sentiamo col prossimo video, vi auguro una buona domenica a tutti. Ciao!